Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Androlink, no, tu non su Yo-Kai Watch 3. Perfetto, continuiamo il nostro piccolo viaggio attraverso le rovine. E guarda un po' dove dobbiamo andare a parare, proprio qua. C'è l'ultimo indizio da trovare, ma io sono super ribellino. E oltre a prendere lo strumento, trapano subito anche questo masso qui. Signor Puzzo! Tutto regolare? Cos'è questa puzza? Qualcuno si è lasciato andare? Non so di cosa tu stia parlando. Ah, i miei occhi non lo sopportano! Shibanyan, stai bene? Questa puzza è nauseabonda. Allora, che volete, belli? Sai nulla dell'UFO che si è schiantato vicino a queste grotte? UFO? Mi hai sentito? Hello. E hai sentito un frastuono di recente? Un frastuono? Beh, sì, l'ho sentito. Cioè, qualcosa del genere. Davvero, e da dove proveniva? Tipo, un po' più lontano da qua. Ah, che fetore abominevole! Ehi, Puzzo, non è che dai fiato a qualcos'altro oltre alla bocca? Agli ordini! Forza, proseguiamo! Certo che uno yokai puzzola ci stava dopo puzzetto, ce ne voleva un altro. Ah, bene, sì, la strada da seguire è questa. Attenzione, c'è Inja Ninu! Agente chi è? Mister chi è? Io l'ho chiamato agente nel video, ma vabbè. Wow. Oh no, di nuovo lui! Svelti, svegliamocelo prima che ci veda. Sì. Amico, tanto non mi becchi. Oh. Ah, lui ora si ferma lì, è vero. Già si è spostato, vabbè. No, me la ricordo questa parte, me la ricordo benissimo. Dobbiamo praticamente sneakargli, ovvero passargli davvero vicino vicino. Ci diamo quasi un bacetto per quanto ci passiamo vicino. E poi comunque sia, non ci vede. Effettivamente dovrei levellare un altro po', ma non necessariamente. Ora guardate che fa lui. Lui si gira lì e poi dovrebbe girarsi in basso. Ora. Ed è qui che noi andiamo. Visto come lo freghiamo facile facile? E lui è rimasto lì. Ah, signor Ingianeno, se adesso sente trapanare non si preoccupi. Ma guardate, un Robonian? No, forse com'era che si chiamava? Nuvola Azzurra? In teoria io starei registrando questa parte qualche ora dopo aver registrato lo scorso episodio. E siccome aveva fatto freddo mi sono rimesso la maglia. Questa la uso solo quando registro. Se no sto sempre in canottiera dentro casa, eh. Dovrebbe essere Silver Lining, praticamente quello, l'eroe azzurro. Boh. Siamo praticamente arrivati, ragazzi. E poi dovrei chiamarvi Cuccio a voi, però fa nulla. Ehi. Thumbnail, precisa. No, aspetta, forse se la becco meglio. Eccola, già così è meglio. Che cosa? Cos'è? Non posso crederci, questo è l'UFO! Lo sapevo che c'era! Ah, è quello che diamine era! Vai, tutto ciondolo, si illumina! Gianni! Eccolo, va! Da sotto è passato, certo! Per voi finisce qui, mocciosi! È lui! Scappiamo! Fermi! Non andiamo da nessuna parte! Wyatt! Che diamine! Ora che abbiamo trovato l'UFO! Non ho intenzione di scappare. Dovrà cacciarmi di qui con la forza se proprio ci tiene. Hai ragione, basta fuggire. Fatti sotto, farabutto. Credo che effettivamente a pugni sarebbe più facile che con gli yokai. Anche perché combattiamo solo noi. Guarda, la musichetta rock di Yo-Kai Watch 3 quando combatti è eccezionale. Iniziamo con la pistola yokai. Dovrei impararla con la chitarra questa. Non dovrebbe essere neanche troppo difficile. Non ha... Il riff è una cosa basilare comunque sia.
E non ha troppe... Non ha una solo particolare che ti dice ok, è difficile. Sì, ma i danni li prende? Dovrei andare con gli oscuri. Furia ardente! Ardente? Al dente forse, la pasta. Ci vediamo fuori. No, no, ci vediamo qui, tranquillo. Furia zampettante! Carica, 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 carica. Oh yeah! No! Chi forza? Ok, mi sposto, tranquillo. Mi sposto, va bene? Ti sbrighi? Oh, e dai. Carichiamo questo. Ehi, cosa ho combinato? Ah, meno soldi. Tanto vendo le bambole d'oro, vendo le bambole di qua, di là, quindi... Ah, è perché è incantato. Non posso fare l'energy max dopo. No, aspetta. No, facciamo così. G-Banyan, perfetto, grande, ti voglio bene G-Banyan. G-Banyan ce lo portiamo fino alla fine. Ho deciso. Furia zampettante! La pistola è carica ma la uso dopo. No vabbè. Oh cos'è? Oh. G-Banyan, tesoro mio bello. Forza Blaster GX attivo. Grande. Oh mio Dio, ma 300 danni abbiamo fatto in totale? 65, 200 di 200 sicuro. Una mossa però. Gianni. Ok, andiamo con gli oscuri. Usurakage, Usurukage. Alto, ti voglio bene. Ci picchia. Oscuro non è poi tanto efficace. Cioè sì, è efficace però è lento. Forse fa anche più danni. Ah, a lui, bene. Oh, ci picchia. Beh, in teoria prende tutto, prende, quindi. Ottimo. Buono. Eccellente. Leon Whist è così carico. Anche tutti quanti qua. Oh mio Dio, che è successo? Ho cambiato l'ultimo, fermi. Puzzone. Ti puzza la mano. Non posso dire altre cose. Sono family friendly, accidenti a voi. Cioè no a voi, agli yokai qua in Gianeno. Ma era più che altro riferito a YouTube. Che se no ti bannano i video, ti bannano. La vita ti bannano se dici una parolaccia. Sterminio letale. Ma no. Magari no, eh. Carico, 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 carico. Bomba! Back.
È necessaria la pistola? È necessaria. Imaginix, se va KO mi interessa poco. Andiamo con Misteriosa che mi ci trovo meglio, ragazzi. Scusate. Proverò anche le altre. Le ho già provate alcune volte su Sushi, però qua... Tipo quella tosta è impossibile. Che poi sarebbe più facile beccare lo yokai. Comunque. Se cambia l'ultimo... Ah, meno male. Beh. Se cambiava l'ultimo ti pestavo a sangue male proprio. Tu che mi dai, questo? Qua. Ah, è andato. Piuttosto semplice questa volta contro Ingianeno, eh. Beh, anche l'altra volta non era male, è stata facile come lotta. A parte lì, amichetto bello, che comunque sia andato KO. Q-Pistol perché me l'ha rubato e se l'è messo da parte sua e quindi dopo ho attaccato e c'è rimasto. E Lucy non è ancora finita! Non si è ancora stancato di lottare! È un tipo tosto, ma noi lo siamo di più! Non so se possiamo batterlo da soli. Siete finiti! Wow! Basta così. Chi arriva? Incantevole. Malvagio strapazzato in arrivo! Smash! Addirittura, proprio alla giapponese. Che facciamo qui? Copiamo? A parte che... No, in teoria My Hero Academia è uscito prima di Yo-Kai Watch 3, quindi... Sì. Io sono in Cantella. Sono un'eroina yokai in missione alla ricerca di un UFO misterioso, quindi anche il diavolo è un eroe. Perché siamo in Yo-Kai Watch. Siete al sicuro ora che ci sono io? La cosa che non mi piace però è che ora inizia a essere tragicomica la faccenda. Perché l'UFO si alza e se ne va. Nani? Non i nani. Nani cosa? Giapponese. Nani? Mi sono sempre chiesto perché... Mi raccomando, non cacciatevi più nei guai. Mano sul cuore. Allora, ciao ciao! Ma è anche Super Saiyan. Lascia la scia gialla, oh, ma che è qua... Qua i plagi proprio sono sprecati. Salve. Qui. Ehi, state bene? Cos'era quel trambusto? Dicevo, mi sono sempre chiesto perché le navicelle spaziali, una volta che volano via, fanno sempre tutte quante quelle... quei movimenti saettanti che vanno in tutte le direzioni. Va bene che vai alla velocità della luce, anche più veloci, però dopo in teoria si andrebbe indietro nel tempo. Ad ogni modo, non potresti andare dritto? Non si fa prima? Come quando attraversi la strada? Che a parte nessuno attraversa più sulle strisce pedonali, ma quello è un altro conto. Perché attraversi per sbiego? O meglio, in diagonale, se puoi attraversare dritto che ci metti 2 secondi in meno, in media. Attraversa dritto. Cos'era quel trambusto? È l'UFO. Ha fatto ciao ciao con la manina. Cos'è successo qui? Ditemi tutto. Tutto? È una lunga storia. Non sappiamo nemmeno da dove iniziare. È facile, abbiamo sconfitto uno yokai malvagio, un'eroina ci ha aiutato e l'UFO si è volato via. 5 secondi, abbiamo detto tutto. Dai, Yo-Kai Watch, perché mi deludi? Iniziate dal principio. Te l'ho appena detto. Tizio cattivo, eroina, UFO. Steve Jobs sembra proprio avvilito quando gli abbiamo raccontato tutto. Non capisco perché, dovrebbe essere su di giri piuttosto. Certo. Beh, certo, è proprio. Oggi abbiamo vissuto una fantastica avventura, non trovi Wyatt?
Puoi scommetterci, abbiamo esplorato antri oscuri e sconfitto tremendi nemici. Siamo anche finiti nel laboratorio segreto di Steve Jobs. E soprattutto, abbiamo finalmente trovato l'UFO. Che storia, ragazzi! Già, abbiamo risolto il mistero dell'UFO. Il che significa... Ci sono! Mistero risolto! Oh, ci sono! Mistero risolto! Dato che l'episodio è corto... Direi che se... Molto lieto. Che se finisce qui il capitolo... Uscirà un altro episodio stasera. Che dite? Vediamo un po'. Ti prego. Però è sfera grande. È media. No, non grande. Sfera media. Anche se un colpi nascosti. Ora che ci penso, hai presente quando ci siamo avvicinati all'UFO? La pietra che porti come ciondolo si è illuminata. Non è strano? Già, credo che sia collegata con l'UFO. Ma poi... Dove si sarà diretto? Magari è tornato nello spazio? Vorrei saperne di più su chi ci ha tratto in salvo all'ultimo minuto. Ti piace, Wyatt? C'è ancora tanto che non sappiamo, ma è stata un'avventura divertente. Ben detto. Anche se l'UFO è volato via, sappiamo di non essere soli nell'universo. Perciò c'è sempre speranza di incontrarne di nuovo. Di incontrarne di nuovo. Potranno un po' male. E se ricapiterà, fidati, stavolta ne scoprirò il mistero. Grande. Ehi, Andrea, ho fame, torniamo a casa? Già, credo che sia ora di tornare, tua madre sarà in pensiero. Sì, hai ragione. In effetti nel gioco sono stato tutta quanta la notte fuori e un altro giorno intero. Praticamente non sono per niente rientrato a casa. Beh, Wyatt, noi torniamo a casa. Oh, va bene. Torna domani, abbiamo altra avventura ad attenderci, amico mio. Sicuro! Finalmente si stringono la mano. Era ora, Wyatt. Chissà che ci aspetta adesso, lo stupido della pelle. Anch'io non vedo l'ora. Guardate il cielo, screanzati! Bene, vediamo che ci aspetta. Wow, guarda quanti yokai watch! Andiamo a visitare la sede dell'azienda Yopol! Ah, non sto più nella pelle! Andremo a visitare la fabbrica degli Yokai Watch! Straordinario! No, non siamo gli unici! Siete anche voi in visita? Oh, ma tu sei... Prossimamente, capitolo 6, la fabbrica di Yokai Watch! Partiamo a razzo! Eh sì, cacchio! Ma che succede? Perché la musichetta non è cambiata? Attenzione, Mark Orkaberg! Tradotto letteralmente dal giapponese... Capisco, quindi l'avete trovato? Sì, ad Arachidia, una piccola città negli USA. Che ne è stato del sogno? Abbiamo aggiornamenti? Per ora è nelle mani del ragazzino con lo Yokai Watch modello U. Signore, crede sia arrivato il momento di mettere in atto il piano? Ah, credo di sì. La fabbrica di Yokai Watch. Oh yes, baby. Oh yes. E andiamo allora. Andrea, una sorpresa per te. Dimmi, Whisper, che cos'è? Un invito per Andrea dall'azienda Yopol. L'azienda Yopol. Dall'azienda Yopol. L'azienda Yopol, sì. Era ovvio? Azienda Yopol? Ma ragazzi, ma io qua devo fare cambi. Non posso, non li faccio di continuo, sennò mi rimbambisco da solo. Non dirmelo, la conosco. Azienda che produce Yokai Watch. Ah, quella! E perché hanno invitato proprio me? Ma per merito del sottoscritto, non c'è dubbio. Dopo tutti questi anni, hanno finalmente riconosciuto la mia fedeltà ai loro prodotti. Dopo tutti questi anni, in realtà, siamo ancora alle vacanze estive. Quindi tu sei stato liberato dopo essere stato imprigionato per 90 anni dentro una capsula. Quanta modestia. Smetti di fare l'ironico e presta attenzione. La parte più eccitante di questo invito è... Dovrebbe essere un segreto che rimanga tra noi.
Ci faranno fare una visita guidata di tutta la fabbrica degli Yo-Kai Watch. Non ci credo. Una visita della fabbrica degli Yo-Kai Watch. Non so cosa sia, ma mi sembra geniale. Altro che geniale, è un'occasione che capita una sola volta nella vita. Dobbiamo andarci per forza. Certo, certo, ci andiamo. Ma come si arriva all'azienda Yopol? Sì? C'è scritto nell'invito. Vai al negozio di orologi quando a Valdore è giorno e ad Arachidi è notte. Al negozio di orologi? Al negozio di orologi. Si riferiscono sicuramente agli orologi di Bob dalla Cardi Orientale. E cosa dovremmo fare lì? Probabilmente manderanno una lussuosa auto privata a prenderci. In ogni caso andiamo al negozio di orologi. Andiamo! Già. Scegli un personaggio. Dato che lei l'abbiamo un pochino trascurata. Dal capitolo 6 le due storie si uniscono, ok? Beh, mo leggo con la mia voce normale perché... Ok, c'è una differenza di fuso orario. Quando Valdore è mezzogiorno, negli USA è notte fonda. Però relax, magari mettiti una sveglia o cose del genere. Vai al negozio di orologi verso mezzogiorno, Ah, è notte, è vero. Imposta la sveglia. Adesso è mezzogiorno, ok? Però dobbiamo fare una cosa più importante ora. Invece di andare con lei, stasera pubblicherò un altro video verso le 6:30, 7. E che facciamo in questo video? Andiamo a vedere i Blasters T. Ok? Quindi per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo stasera con un altro video, però in America, con i Blasters T. Bene, io vi ricordo in descrizione ovviamente link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.